Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, come di consueto tutti gli anni, per darvi dei consigli per gli acquisti. Quanti di voi hanno già fatto tutti i regali? Eh? Quanti? Invece c'è qualcuno che magari dice: porca miseria, c'ho quel parente lì, c'ho quell'amico lì che non voglio spendere un capitale, però vorrei fargli un regalino, un pensierino. E noi cosa siamo qui a fare allora? Vi diamo noi il consiglio. Ma prima di darvi dei consigli tech per degli acquisti succulenti, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e Lasciare un bel mi piace, non vi costa nulla e a noi fa molto 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 piacere. poi l'ordine decidetelo voi, tanto tutte e tre le fasi sono gratuite, quindi vedete voi. Esatto, E un'altra cosa gratuita che vi lanciamo è la nostra sigla. E vai! Ok, arriviamo subito al succo della questione. Siamo qui a consigliarvi. Mazza, sembra una televendita. Non siamo qui per vendere, ma bensì per regalare, magari. No, no, ragazzi, adesso vi stiliamo un elenco di 12 gadget per quanto riguarda la tecnologia, non solo del nostro amico dispositivo vocale, ma un po' in generale, che secondo noi possono fare una bella figura spendendo meno di 20 euro. Esatto, abbiamo scelto quest'anno solo questa fascia di prezzo. Perché magari, crisi, mica crisi, insomma, Sì, compri, ma mica Covid, nelle tasche c'è sempre meno e quindi se si riesce a fare un bel regalo, stando comunque entro i 20 euro, direi che abbiamo male trovato non la fa, quadra. male non fa. E soprattutto poi, ripeto, se dovete fare un regalo dell'ultimo minuto e non volete spendere un capitale, perché parliamoci chiaro, i regali quelli più corposi magari li avete già fatti. Quelli dell'ultimo minuto sono quelli del: ma porca miseria, c'è lo zio Pino che Managgia, farà, managgia. ci ha fatto il regalo e noi adesso così regaliamo. Lo zio Pino, appassionato di tecnologia, è tac, ed è lì che scatta il consiglio della tutto tac. Ma Dai, dai, partiamo, andiamo, andiamo, andiamo. iniziamo. Partiamo subito con Echo Dot di terza generazione. Direi immancabile, Eccolo perché qua, un bel oggettino, il nostro assistente vocale di terza generazione, 19,99 euro. La consegna forse questa, forse questa slitta, slitta, ma potete forse. fare un bel biglietto dove spiegate Mettete una l'accaduto. bella foto. Poi non è detto, perché anche io quando ho comprato l'Echo Dot di quarta generazione doveva Esatto. arrivare alle calende greche, poi nel giro di 3 giorni, tac, mi è arrivato. Amazon fa sempre delle belle sorprese. Lo conoscete, vi lasciamo comunque qui la scheda o comunque andate a scorrere qui nel canale, ci sono tutti i tutorial che abbiamo fatto Una e marea. naturalmente uno dei primi è quello dell'Echo Dot di terza generazione. Esatto. Secondo prodotto, di cui poi ci piacerebbe fare un video ad hoc perché va spinto un po' questo No, ma va prodotto spiegato e va perché è spiegato. incompreso questo Esatto. prodotto. E l'Eco Flex. L'Eco Flex dovreste conoscerlo se ci seguite da un po'. Se non lo conoscete, avevamo accennato in un video a tante funzionalità, soprattutto Miki che ce l'ha, ma appunto ne faremo uno più dettagliato. Eco Flex è un eco che si collega direttamente alla presa a muro, quindi non avete fili, ingombri, non avete ingombro anche su piani d'appoggio, potete metterlo ovunque. Ha le stesse caratteristiche di un qualsiasi altro eco, Niente di più, niente di meno. però ha un prezzo di 14,99 euro in offerta ad oggi. Quindi lo acquistate, lo attaccate alla presa di corrente, scaricate l'applicazione, lo configurate e il gioco è fatto. Esatto, sono in vendita anche con vari bundle. E quindi con una cifra che andreste a spendere per un eco di quarta generazione, magari questo vi prendereste sia l'eco che tutti i prodotti collegati. Per Certo. cui, meglio di così. Assolutamente sì. E questo la consegna in un giorno, quindi se vi affrettate fate una bella sorpresa prima di Natale. Andiamo adesso sulla Fire Stick TV Lite. Prezzo 18,99. Abbiamo una pennina, passatemi il termine, che si collega all'HDMI del Esattamente. televisore. E se avete un televisore che non è smart o comunque è abbastanza datato, quindi la funzione smart è un po' lenta, macchinosa, non funziona bene, non vi fa entrare magari in tutti i canali che adesso ci sono nei televisori smart, tac. La Fire Stick TV vi consente di fare tutto questo. E in più avete il dispositivo vocale integrato nel telecomando e potete dare anche i comandi vocali. E se avete la domotica in casa, potete comandare anche il nostro dispositivo vocale tramite il telecomando. Quindi per una cifra di 18,99 euro
andate a regalare un prodotto che rende smart qualsiasi televisore. Sì, inoltre anche se avete il televisore smart può essere utile andando in vacanza, potete portarvela dietro e avere la certezza di poter vedere le stesse cose che vi guardavate a casa. Giusto, quindi, bravo, la portabilità di questo prodotto. Assolutamente, rimane configurato, basta attaccarlo all'HDMI e il gioco è fatto. Prossimo prodotto interessa soprattutto a chi ha un Echo Dot di quarta generazione, quello tondo per capirci. Sì, la palletta. Esatto, abbiamo fatto il video del prodotto non tanto tempo fa, lo trovate all'interno del canale naturalmente. Sì, abbiamo fatto l'unboxing, il tutorial, tutte le caratteristiche. Noi vi andiamo a consigliare dei supporti, quindi sì, un accessorio. Esatto, un accessorio, quindi o un supporto da attaccare al muro o al soffitto, dove vi pare praticamente, quindi molto classico, a un prezzo di 12,99€, oppure una cosa più carina, magari un po' più... per la cameretta dei bambini. Esatto, bellissima idea, un Baby Yoda, quindi vi trovate queste orecchione belle verdi dove potete infilarci dentro l'eco. Ad un prezzo di? 19,99€. Ed ora, visto che sul nostro canale questi prodotti vanno molto, ma come vanno? È solamente che a volte hanno problemi, noi invece ve ne consigliamo uno di IR Smart, stiamo parlando di questo, un Panamalar. Panamalar non ci ha mai dato problemi, l'abbiamo collegato, si è configurato immediatamente, anche qui nel canale trovate tutte le schede per poterlo configurare, comandare qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, e ve lo consigliamo, perché se per caso avete magari un parente anziano che non vuole alzarsi o magari non trova il telecomando e quindi vuole dare un comando vocale, vi consigliamo sicuramente questo prodotto. Prezzo 20,98€, ma adesso, e solo per adesso, c'è uno sconto del 10% da applicare come coupon. Quindi nel momento in cui andate a fare l'acquisto, lo inserite nel carrello, fate l'acquisto, attivate lo sconto del 10% e andate sotto i 20€. Come promesso. Come abbiamo detto, come abbiamo detto. Ed ora un pensiero, un bel regalino da poter fare soprattutto a chi magari viaggia spesso oppure appunto proprio nelle festività natalizie andrà a fare un bel viaggetto. Beati e voi. Si ritrova lì bello in posa con la compagna, con la moglie, con la famiglia a volersi fare una bellissima, un bellissimo selfie con tutta la famiglia raccolta dietro, mette il cavalletto, tutto l'ambarandam. E poi magari mette l'autoscatto, lo imposta male, non funziona, deve rifarlo 300 volte. Inciampa, succede di tutto, insomma. Questo prodotto della ItSlam è un telecomando Bluetooth per poter comandare a distanza appunto la fotocamera del vostro cellulare. È compatibile sia con iPhone che con tutti i modelli Android. E quindi vi consentirà con un semplice clic su questo telecomandino di poter scattare direttamente le foto. E tutto ciò a un prezzo veramente, veramente irrisorio. 6,99€. Ma se invece volete fare un regalo a magari al papà, che magari lavora molto spesso in giro con il portatile, o comunque conoscete qualcuno che è in giro col portatile e non gli bastano mai le USB, noi vi consigliamo la hub della Sabrent con USB da poter inserire nel computer e 4 USB 2.0 selezionabili da tasto per poter ampliare le USB che ci sono sul portatile. Prezzo 8,99€ e anche questo secondo noi è un pensiero che potete fare ad una persona che magari è molto presa, un uomo d'affari piuttosto che qualcuno che... Io ce l'ho ed è molto utile, è anche carino, quando si premono i tasti si accendono dei LED blu e sì, funziona bene. Rimanendo sempre in tema di hub, perché le porte USB non bastano mai, insomma, sì, c'è anche una versione adatta per la scrivania, insomma, una bella colonnina fatta bene con 4 porte USB 3.0, quindi un'alta velocità di trasferimento dati, correggimi se sbaglio. No, giusto. Ok. E naturalmente autoalimentata. Questa ha un prezzo di 19,73€ ed è della marca Orico. Adesso invece entriamo nel mondo di nuovo della Smart Home con il sensore Panamalar, sensore porta Panamalar, che abbiamo acquistato e recensito, trovate sempre qui nel canale, potete tranquillamente scorrere, trovate veramente una marea di prodotti che abbiamo testato e tra questi c'è anche questo sensore.
Prezzo 21,98€, ma per mantenere fede alla nostra promessa di rimanere sotto i 20€, c'è uno sconto coupon del 12%, quindi effettuate l'acquisto, attivate questo coupon e scendete sotto i 20€. Ed è veramente un ottimo prodotto. Il prossimo prodotto è, direte, è una presa smart. E voi direte, vabbè, la presa smart. Ce l'avete fatta tante, esatto, di presa smart. Ma invece no, la Aunix ha pensato benissimo. Ha fatto una presa smart Schuco con un adattatore già incorporato internamente estraibile che lo fa diventare presa italiana tripolare praticamente. Quindi avete già la comodità di avere tutte le prese a vostra disposizione. Vi serve con la Schuco, togliete l'adattatore, vi serve presa italiana, mettete l'adattatore. A un prezzo comunque sotto i 20€ sempre, parliamo, sì, di 19,98€. E quindi a buon mercato, perché alla fine abbiamo due prodotti in uno, certo, una presa e un adattatore. Ma soprattutto in questo periodo natalizio, dove qualcuno di noi ha messo le luci da esterno, quindi per rendere un po' più gioioso anche il nostro terrazzo di casa, possiamo comandarlo col nostro dispositivo vocale? Certo, ci basterà mettere una presa Schuco da esterno della Chacon. Questa l'ha collegata ad una presa normale. Dopodiché, con attaccate le vostre belle prese dove ci sono le luci da esterno, date il comando vocale ed accenderete il terrazzo senza dover uscire ogni volta. Vi basterà comodamente seduti dal divano di casa vostra accendere e spegnere con un comando vocale semplicissimo. Prezzo di tutte queste gioie che vi dà questa presa è 19,90. Bene ragazzi, siamo arrivati al 12° prodotto che vi consigliamo, che consiglia tutto Tech, rimanendo sempre sotto i 20€. Stiamo parlando delle barre LED, quindi delle barre che si illuminano RGB e vanno a tempo di musica oppure iniziano a muoversi quando voi parlate. Nella parte posteriore hanno tre tasti, uno per l'accensione e lo spegnimento, l'altro per decidere il tipo di colore e un altro per decidere come si debba muovere, perché fa vari tipi di movimento a seconda di come lo impostate. È disponibile in due colorazioni, silver e black, e noi lo consigliamo soprattutto per i ragazzi che magari vogliono arredare un po' di più la scrivania con queste luci RGB che tanto adesso vanno di moda. E sinceramente non è male. Per di più nella confezione viene dato anche un supporto, perché può essere messo sia in orizzontale, quindi disteso sul piano, piuttosto che in verticale grazie al supporto che viene dato in dotazione. Si collega con un USB per poter essere anche ricaricato. Prezzo di tutto questo è 17,99€. Di tutti i prodotti che vi abbiamo presentato, naturalmente troverete qui sotto i link in descrizione. Vi basterà cliccare e vi rimanderanno ad Amazon, dopodiché deciderete voi se acquistare o meno tali prodotti. Speriamo di aver incontrato i gusti e avervi dato qualche idea per poter fare dei regali anche nell'ultimo minuto. E io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Buon Natale! Buon Natale, ciao!